Quanto c'è di giallo nella vostra vita? Scopritelo E quanto c'è di noir nella vostra vita milanese? con noi. Ha risolto giallo! Buonasera e bentornati! Bentornati! Bentornati dalla vostra Alessia Sorgato. Bentornati al risotto riscaldato, alla minestra riscaldata, sempre con Alessia Sorgato, quindi, e Niccolò Mazzavillani. Che però facciamo? Lo defenestriamo subito? No, perché qui dobbiamo intervistare un fantastico ospite che è arrivato a trovarci non proprio da dietro l'angolo. Buonasera Fabrizio. Buonasera a tutti, Fabrizio. Grazie dell'invito, è un piacere essere qua. Vi presento Fabrizio Bini che viene da Varese, un piccolo paesino di 500 e pochi più abitanti sulle Prealpi Varesine a 600 metri di altitudine. Quanti parenti nei 600 abitanti? Praticamente tutti. Tutti. Funziona così, no? Funziona così. Nei paesi. Autopresentati. Ma allora, Fabrizio Bini, di professione avvocato. Ah! E qua sospendiamo già la... No, ma perché quando c'è... Fabrizio deve sapere che quando c'è un avvocato Sorgato si illumina. Perché tendenzialmente quando c'è una persona che ha delle competenze a livello giuridico, tendenzialmente nei rispettivi romanzi azzecca sempre i termini corretti. Quindi non usa la parola mandato, ma usa... decreto. Vedi, esatto. Mazzavillani ha imparato benissimo questa cosa, l'ha fatta col tempo. Sua. Bisogna conoscere i propri nemici. L'ha introitata. Quindi... E che tipo di avvocato sei? Prettamente penalista. Ecco, Ele. Poi... il terzo aspetto in comune, vediamo se c'è. Ma non lo so, sono uno sportivo, quindi faccio allora soprattutto faccio bici, sci. E allora no. Allora no. Bici, trekking. Bici paura, trekking va bene. Sci una volta. Sci. Una volta avevo il nonno cortinese, poi adesso mi fa un po' paura. È un audace il Bini, è un audace perché oltre a fare l'avvocato penalista e lo sportivo e ad essere parente di tutta quella gente lì del suo paese, scrive. E qui ci sono due creaturine, codice penale, codice procedura penale, edizioni, no scherzo, questi però sono solo due. Due di tre, sì. Manca La stele dell'isola dei pescatori che è... una storia in parte autonoma e in parte è la conclusione della storia del primo libro che è Matematica di un delitto. Quindi c'è un odio particolare verso le città che affacciano sul lago, cioè un... Sì, no, diciamo che io sono nato in mezzo ai laghi, Varese, la provincia dei laghi di per sé, poi a me mette molta tranquillità al lago, quindi... Non nel weekend. Weekend no, beh, insomma, ma da noi non è così affollato. No, si sta bene anche nel weekend. Okay. Anzi, venite a trovarci. Anche ci farò nel un pensiero, perché di solito quando vado in città sul lago, tipo Orta, poi che è quella che no, vado lì più è spesso, ma poi anche in altri, che adesso non mi vengono in mente i nomi, però caspita, turismo lì, ogni weekend è... Sono presi d'assalto. Si sta bene, anzi. E poi non diciamolo dove andare, me lo dirà a me in privato, che così me lo segno e vado, che così... Volentieri. Dove è ambientato l'ultimo libro, così lo leggete. Esatto, ottimo. Se posso, c'è una location che lui cita, mi sembra, nella Matematica di un delitto, poi mi dirai tu se mi sbaglio, ma chi se ne frega se mi sbaglio, che è una località dove io sono stata, dalla quale se ne vedono 4 o 5 di laghi. Al Motarone. Motarone, sì, dal Motarone se ne vedono parecchi. Motarone c'è una bellissima pista di bob. Sì. L'hai fatta? È una specie l'ho fatta, so che c'è la ferrata di bob. Sì. Sono anche tornata a sciare lì. Però a me ne avevano parlato e una domenica mi ricordo che con Larry siamo andati lì. Con Larry. Non Larry, che sembra il nome di un cane, è l'apostrofo Henry, il fortunatissimo che con me si accompagna. Ah, e la cosa divertente è che abbiamo preso quel bob
e però io avevo paura, quindi ho fatto tutto il percorso con gli occhi chiusi, cioè, che idiota. Non c'è neanche visto, il piacere di andare. Ho visto il filmato che ha fatto. Ma bando al Mottarone, ecco, questa per esempio di dritta di location è molto carina. Sì, è molto carina, anche se, però, se quello che descrivo, soprattutto in matematica di un delitto, è un po' deviante, perché ci sono dei paesi, francamente, che proprio descritti sulla salita per il Mottarone sono totalmente inventati, quindi non vale. No, perché lo dico, perché a una presentazione del primo libro, alla terza o quarta presentazione che ho fatto, non ricordo, forse a Tradate, una lettrice mi diceva: senta, ma mi faccia capire una cosa, io ho visto la descrizione di quel posto che nel libro si chiama adesso mi pare Sant'Andrea, se non ricordo male, e sono andata a cercarlo ma non c'è, e in effetti non c'è. Certo signora, non c'è. Non c'è. Come non c'è? Però le avvertenze dell'autore, però c'è scritto, possono essere anche inventati. C'è anche un aneddoto, nel senso che questa località nel libro originario teoricamente non c'era, però il Macchione, che è il mio editore, mi chiese di specificare meglio i luoghi, e quindi feci questa integrazione, non avendo il tempo fisicamente di andare a trovare un luogo, certo, da descrivere in quel modo, l'ho inventato. Signor Macchione, certo. Dopo do la parola a Mazzavillani, però signor Macchione. Mister Macchione, altrimenti detto Mister Spotti. Mister Macchione, non si faccia truffare da Bini, per favore, mettete le avvertenze, che qua poi il lettore... E ce ne sono tanti che vanno poi a rivedere. Tra cui l'Assorgato. L'Assorgato che fa i tour letterari. Si rimane male. Quindi locande, osterie, che sono quelle. Vabbè, che... però, essendo luoghi dove bisogna fare dello sport, e a te lo sport non interessa, da quello che si è capito, non c'è il rischio. Cioè, però se mettiamo osterie, ristoranti. Io faccio yoga qua, non so. Sì, no, beh, bellissimo. Fai yoga. Io faccio tantissimo. Bellissimo yoga. Lo yoga. Vabbè, parliamo con Bini. Vai. Tu. Come nasce il rapporto con la scrittura dell'avvocato Bini? Allora, diciamo che ho sempre scritto, cioè è una passione molto antica, nel senso dai primi anni del liceo, per intenderci. Ho scritto racconti, anche essi pubblicati su diversi libri, uno sul libro molto bello sul Lago di Varese. Mi piaceva leggere molto di gialli. Finché mi sono un po' reso conto che alla fine scoprivo immediatamente chi era l'assassino. E quindi ho detto, ma forse se li invento io, e poi il gioco sarà quello di vedere se chi li legge indovina prima di leggerlo chi è l'assassino. E devo dire che sia nel primo che nel secondo e anche nel terzo libro finora non è mai capitato, nel senso che devono leggerlo, perché altrimenti... Quindi è nato all'inizio un po' come un passatempo e poi è diventato via via una è uno non mi verrebbe sfidone. Dire non mi verrebbe dire no, da lavoro è uno sfidone. No, è sempre stato un passatempo, è lo sempre è ancora, stato un passatempo. Sì, lo è ancora, nel senso che mi piace scrivere, mi diverte farlo, mi distrae anche, è un mondo, è il mio mondo delle immagini, in cui, certo, alla fine ti rifugi. Crea una storia particolare con dei riferimenti, soprattutto nell'ultimo libro, anche del vissuto che hai. E aiutaci, l'ultimo libro parliamo del filosofo. Del filosofo del lago, sì. Perché mancandocene uno, noi chiediamo. E a proposito di... poi passiamo magari ad analizzare meglio il tuo protagonista, che guarda caso fa, indovina che lavoro fa il suo protagonista? Lavora nel marketing, no? So. Ma Mazzavillani, no. Sei serio? No, che lavoro fa? Che lavoro potrebbe fare il personaggio principale? Ah, l'avvocato, penalista magari. Esatto, ne è qua due contro, per cui stai attento a come parli. Perché, no, ma perché ci vuole un po', molto, ma io poi arrivo. Quindi. Deve carburare, in realtà lui vuole scrivere un giallo e il protagonista deve fare il mestiere che fa lui. Ecco perché ti ha sparato sta storia del marketing. Comunque dopo ci arriviamo al tuo personaggio, anzi ti interrogherà proprio Mazza. Ma io faccio un passo un pochino laterale, faccio un po' di mossa del cavallo. Perché? Il cavallo. Credo di essermi accorta, anche se come lo sport, quello che fai tu, che pratichi tu, anche questa materia io la frequento poco, mi sembra che tu abbia una certa dimestichezza con
esercito, aeronautica, divise, nunziatelle, e quindi io lì mi sono detta, qua i casi sono due, o Bini arriva lui da un qualche bel collegio militare, tipo si è fatto Venezia piuttosto che Corso Italia, oppure ce l'ha in famiglia, oppure avrebbe voluto andare in accademia e non c'è, oppure varie ed eventuali. Allora, è la prima volta che, se devo dire che sei molto attenta, perché è la prima volta che mi fanno questo tipo di domanda. Chi amatemi occhio di falco? Ho un trascorso da militare, quindi non particolarmente significativo, però ho fatto militare abbastanza in modo discretamente intenso, frequentando per vari corsi anche l'Accademia di Modena e altri tipi di scuole militari, e quindi ho conosciuto bene la vita militare. E infatti la descrivi benissimo. Quindi cioè, fa un po' parte di me, nel senso che sono passati un po' di anni ovviamente, però avendola frequentata e conosciuta discretamente bene, la conosco, la descrivo. La sensazione che se ne trae è rispetto? Grande rispetto, grande ammirazione. Sì. Infatti i personaggi che ne fanno parte, che ne provengono, sono sempre dei personaggi molto positivi. È la sensazione corretta hai avuto, nel senso che generalmente si parla dell'ambiente militare come un ambiente di gente che ha poca voglia, di gente che non aveva alternative. Ecco, non è l'ambiente che ho vissuto io, nel senso io ho vissuto un ambiente militare di gente molto competente, capace, laboriosa, con regole, beh, il militare è così, abbastanza fisse, quindi diciamo che ne ho tratto, quando l'ho fatto, degli aspetti positivi che poi ho trasfuso. Allora, non farlo con me, perché, ahimè, io e te parliamo la stessa lingua e rischiamo di non farci capire. Descrivi a Mazzavillani il tuo avvocato protagonista. Il mio avvocato è un soggetto un po' particolare che a livello fisico esiste ed è un collega del Foro di Varese che si è tra l'altro riconosciuto. Ah. Ma che rivelazioni stasera! Sì, è un collega, ripeto, tra l'altro ha il mio stesso nome. Ma si può dire come si chiami? Ma tanto, se qualcuno di Varese ascolta sa benissimo chi è, gli altri lo lasciamo indovinare. Ok. Allora, e questo gli assomiglia un po', secondo me, anche dal punto di vista proprio lavorativo, nel senso che questo avvocato che dà l'impressione di essere particolarmente sempre scapigliato, con i capelli in aria, la barba un po' non fatta, magari la camicia un po' stropicciata, così, che però quando arriva al punto è un avvocato vero, nel senso che ha quei due o tre caratteri che io ritengo essenziali per un avvocato penalista, cioè non solo la conoscenza del diritto, ma questa, più o meno, chi fa l'avvocato da un po' di anni ce l'ha, un certo tipo di istinto che è particolare, non si impara, e una capacità di convincere con argomentazioni, e questa secondo me proprio non si impara mai, nel senso ce l'hai dall'origine, o se no durante l'attività, a mio avviso almeno, non la impari. Ecco. Allora apro una parentesi e chiedo espressamente a nome di tutti i lettori, Bini, adesso io non so se tu stia già scrivendo, di solito lo facciamo in fondo questa domanda, quindi stia scrivendo un altro, dovesse essere sì la risposta, vogliamo un controesame. Stavolta ce me lo devi mettere, perché se questo collega ha le caratteristiche che tu descrivi, ancora non sono venute fuori così bene, perché qui sono due indagini, quindi per la pagina 777 del televideo, finché ci sono le indagini, l'avvocato non ha modo di arringare le folle. Verranno fuori. Eccolo, evviva, evviva! Quindi c'è molto poco di Fabrizio Bini in questo... Allora, dal punto di vista lavorativo, secondo me non c'è tantissimo. Ci sono altre passioni mie, quella per lo sport, infatti anche questo avvocato non fa i miei sport, ma è abbastanza sportivo. La passione, per esempio, per la filosofia, che emerge soprattutto nell'ultimo libro, e in particolare per un filosofo che è Spinoza, che viene inserito proprio in questa indagine, ho cercato di buttare lì qualche elemento per farlo conoscere, perché oggettivamente è un filosofo molto complesso, quindi
in un giallo è difficile farlo conoscere appieno. Però no, questi aspetti ci sono. Prima di leggere questo, per me Spinoza era soltanto la via vicina, abbastanza vicina via, dove abitavo via. Prima. Facciamo parte un po' del quartiere. Attenzione che però le vie generalmente non sono del filosofo, sono dello storico, che si chiama con lo stesso cognome, ma non è lui. Ah, questa è una... Adesso... Secondo me, vicino a casa mia, c'è il filosofo. Però è anche vero che io abitavo in una piazza di un tizio, non dico il nome, tanto non lo conosce nessuno, nato e vissuto nell'Ottocento, e sotto avevano scritto astronomo, anzi scusate, astronauta, e questo mi ha sempre lasciato abbastanza perplessa su chi faceva le targhe della toponomastica della mia zona. Però sì, sì, perché Spinoza è credo il più noto storico italiano, quindi ma scusa, potresti andare a controllare, ecco, forse è meglio controllare. Controlla vicino casa mia, è il filosofo Benedetto Spinoza, sì, è lui, è il filosofo. Lui dice filosofo. Che ce n'è un altro. Scusate, no. C'è il regista che è intervenuto. No, Benedetto Spinoza è il filosofo. Sì, sì, ma io non ho detto niente. Io mi ricordo che è Benedetto anche... Ad ogni modo, mamma, per favore, è stato vai. Benedetto. È stato Benedetto. È stato Benedetto. Ok, okay. Perfetto. E, guarda, ti lascio a te lo spazio perché mi sono dimenticato la domanda che dovevo fare. Ah, ma allora io... cavalco questa tigre che è incredibilmente mi è stata data la parola da mazza per dire che sempre con la falla del secondo romanzo grande assente tra il primo, tra la matematica e il filosofo del lago, oltre all'aspetto ponderale che è abbastanza evidente, c'è, secondo la mia banalissima opinione, una differenza epocale tra uno e l'altro. Qui c'è tanta vita militare. Vero? Perché il matematico suddetto non è la vittima, è colui che viene indagato, ma è anche e soprattutto un soggetto che ha frequentato la famosa Nunziatella di cui parlavamo prima e appartiene al mondo militare. Qui c'è l'avvocato, ma non soltanto perché c'è il protagonista con maggiore spessore, con maggiore attenzione. Ci sono delle pagine che io ho tutte orecchiate perché mi sono piaciute una più dell'altra. Perché nelle i termini giuridici erano usati correttamente. Meglio ancora. Lui non è tanto per stabilire, non sono molto tecnico, per descrivere l'indagine. Ah. No, no, sono proprio stille di quello che... Noi facciamo, adesso non ve ne leggo neanche una perché sono una meglio dell'altra, ma ce n'è una che mi ha colpito particolarmente, che è quella sulla differenza tra gli avvocati che si arricchiscono e gli avvocati invece che ci credono, che combattono perché quella hanno capito che è la loro missione, il loro destino. Ecco, lì proprio lì sei tu. Sì, beh, ovviamente sì. Lì non è il collega a cui somiglia questo personaggio. No, anche perché con questo collega, tra l'altro, ho rapporti, diciamo, non siamo gli amici della vita, ci conosciamo bene, ci rispettiamo, ma non ho rapporti così profondi da poter cogliere in lui questo tipo di elementi, è chiaramente roba mia. Però abbastanza, sembra di capire che l'ha colpita comunque abbastanza... per poterle pensarci per poterci pensare un libro con lui come protagonista. Sono quelle persone che naturalmente, istintivamente ti provocano una sensazione di simpatia, no? Anche senza conoscerle, cioè le vedi camminare, come si muovono, ti è simpatico. Però lui, da quanto dici e soprattutto da quanto non dici, non sembra proprio entusiasta. Non è che ti ha nominato erede universale. Perché mi ha nominato erede universale, però è contento. Anzi, tutte le volte che esce il libro, ovviamente, la copia per lui è un debito, quindi è dovuta. Ma è contento o è contento con la riserva mentale? No, è contento, me lo commenta sempre in modo molto preciso, specifico, dettagliato e è molto contento. Adesso spoilero, ma lo farò senza svelare nulla delle trame. È contento anche di come lo tratti sentimentalmente?
Beh, no, quello è fantasia, quindi... Cioè, io avete capito che non ha sto successore, della, Andrea. Della sua vita sentimentale conosco praticamente nulla, quindi non potrei neanche descriverla. Il personaggio... Stavolta si innamora, diciamo così. Tutte le volte si innamora. Ma stavolta in, stavolta in una maniera un po' particolare. Ma è sempre, cioè, tra l'altro, nel terzo libro, se ci pensi. Cioè, mi è capitato... nelle varie puntate che abbiamo fatto, magari c'erano delle collane. All'inizio erano sempre un po' resti, poi arrivate al terzo o al quarto dicevano, dai, stavolta lo facciamo. È vero, c'è anche capitata gente che ha due personaggi principali, allora noi chiedevamo, ma quando è che questi due si mettono insieme? Ma no, assolutamente no, mai nella perché vita. Perché non volevano cadere nello stereotipo, però altri invece dicevano, ma diamogli soddisfazione perché... Allora, ti dico, secondo me in questo terzo libro sono due gli elementi che spiccano. Il primo elemento è il caso. Il caso che inizia dall'inizio alla fine e non a caso finisce in una certa maniera. E il secondo elemento è che nulla sembra quello che è. Cioè nulla è quello che sembra. E in questi due aspetti ci finisce anche l'amore del protagonista, che poi si chiama Andrea, e soprattutto dal punto di vista amoroso. E poi credo che ci sarà un seguito, perché c'è alla fine un punto di domanda e valuteremo cosa farne, insomma, di questo punto di domanda. Mi piace molto lasciare porte aperte nei libri, tant'è vero che nel primo c'è una porta aperta verso il secondo, e un caso che si risolve nel secondo in modo molto, molto particolare, piuttosto eclatante. Ecco, nel secondo, per esempio, che non hai letto, quindi non puoi sapere, quello che si approfondisce è molto il tema sportivo, perché l'imputato del secondo libro è uno scalatore e quindi c'è l'ambiente della montagna che ho frequentato per quindi, un diciamo, po' di tempo. C'è lato militare, lato sportivo, lato avvocato, la filosofia. Filosofia, il prossimo allora è il lato dello scrittore. Non lo so, nel senso che mi lascio sempre molto le porte aperte, non faccio mai una trama precostituita e poi la seguo. Scrivo quello che mi viene in mente, inserisco, poi alla fine devo tirare le file e trovo soluzioni, ma non ho una trama. Bini, la penultima domanda te la faccio io perché il tempo stringe ed è questa. Ma i magistrati ti leggono? Qualcuno sì. Nel senso, qualcuno mi ha anche recensito, c'è un magistrato della Corte d'Appello di Torino che si chiama Palomba, Annalisa, che è molto, una persona molto carina, e ha letto il mio ultimo libro, le è piaciuto, mi ha fatto una bellissima recensione, anzi la ringrazio per questa recensione. Dottoressa? Era un pubblico ministero che era varese, quindi ci siamo conosciuti lì, poi lei chiaramente ha fatto carriera, è andata avanti per la sua strada, però mi ha colpito questo fatto che, pur essendo ora a Torino, in un modo o nell'altro ha visto il libro, l'ha letto, mi ha chiamato, si è congratulata, ha fatto due righe, è molto piacevole questa cosa. Dottoressa, lei è veramente anomala. Bello, bello. Andiamo in chiusura, Nick. Andiamo in chiusura. Io non... Cos'altro le posso chiedere, Bini? Cos'altro le posso chiedere? Cosa non le abbiamo tema libero. Cos'altro non le abbiamo chiesto? No, credo che mi avete chiesto abbastanza. E allora cose, lasciamo questi ultimi due minuti, un minuto, 30 secondi, 20. Autogestito. E cosa vi devo raccontare? Vi voglio raccontare un po' dell'ultimo libro, nel senso che per me, rispetto agli altri due, è un po' una novità sia a livello narrativo sia a livello proprio di tempistica che ho utilizzato nel libro stesso, nel senso che è molto più ritmato come cose che succedono, accadimenti, rispetto ai primi due. Nei primi due era molto più sul personaggio, più una descrizione, invece qua è proprio su quello che capita e sui fatti. E così, è un periodo della mia vita e questo libro la rappresenta nel senso che effettivamente in quel periodo della mia vita nulla effettivamente era come sembrava l'apparenza per tante motivazioni, tante cose che mi sono successe. E questo libro è una serie di colpi di scena uno dietro l'altro, c'è questo
personaggio che è l'avvocato, poi c'è quello che a me è più caro, che è l'investigatore Geremia Noè, che si chiama così, detto il Ciccio, che viene molto descritto nel primo libro, per esempio, e nel terzo fa la sua indagine. C'è un investigatore romano che anche questo a me è molto simpatico, che sta però andando in pensione, quindi nel prossimo libro probabilmente non ci sarà, però non si sa mai, che parla in romanesco, e in questo terzo libro viene affiancato da un ispettore altoatesino, e quindi c'è questo contrasto dell'italianità tra il romano e l'altoatesino. Mm-hmm. E succedono un sacco di cose che all'apparenza sono sconclusionate, non legate tra loro, con un'indagine che sembra che non riesca a portare a nessun tipo di esito. Mm-hmm. Mentre invece a un certo punto l'esito c'è. Anche qui la soluzione si trova in base a una pura casualità. Certo. E allora? Basta, troppo bella questa chiusura, quindi alla prossima puntata. Ciao Fabrizio. Grazie, arrivederci, grazie a tutti. Buona serata a tutti. Ciao.